Questa è la stanza dello scirocco. Nelle giornate di vento, quando la sabbia che viene dal deserto copre tutto, non c'è posto più dolce, più fresco, per aspettare che questo canto afoso finisca. E allora mi ricordo che tutti si rifugiavano qua dentro e ci restavano senza muoversi, immobili, fermi, e aspettavano.